cambia siamo noi. Diciamo che da un bel po' di anni mi occupo dei professionisti solidali per il distretto di economia solidale che c'è in Brianza. Negli anni in cui ero animatrice per il distretto mi sono inventata questa mailing list che si chiamava Cercofro e che si occupava di baratto. Durante questa fase a un certo punto sono comparsi degli annunci, anche probabilmente rispetto alla fase economica di crisi che si stava attraversando, degli annunci di lavoro. E allora abbiamo pensato di accogliere questa necessità e far partire il progetto dei professionisti solidali. I professionisti solidali sono un network di professionisti che cercano di lavorare cambiando un po' le logiche del mercato. Come nel gruppo di acquisto si crea un legame diretto tra consumatore e produttore, nei professionisti solidali si creerebbe un legame di fiducia tra il cliente e il professionista, quindi intanto una logica di trasparenza delle proprie prestazioni, ci si viene incontro nei termini e nei modi in cui si deve fare il lavoro. Tanto quanto un consumatore critico è così attento nel momento in cui compra il pomodoro, il detersivo, perché possa rispettare tutta una serie di valori a lui molto cari, la provocazione che volevamo lanciare era: ok, ma quando uno compra dei servizi e i servizi muovono anche un'entità economica di un certo peso, si pone le stesse domande. D'altro canto, se un consumatore vuole trovare un professionista che sta tentando di mettere in atto tutti questi valori che in qualche modo applichiamo abitualmente al pomodoro di turno, come fa a trovarlo? Per cui l'idea di questo portale era quello di provare a mettere insieme queste due esigenze. Siamo attivi una dozzina, abbiamo un sito nuovo appena fatto in cui abbiamo cercato di mettere in qualche modo a parte appunto valori eccetera, in qualche modo una mini autovalutazione. Quindi ognuno di noi, rispetto a 8 valori principali che ci siamo dati, ha cercato di dire a che punto è. Questo appunto per dare una sorta di visibilità già al cliente sui punti di forza e anche darsi poi degli obiettivi di miglioramento. Questa cosa l'abbiamo fatta in modo estremamente autodidatta tra di noi e a un certo punto è comparsa l'economia del bene comune e abbiamo detto: ah, però alcuni di noi hanno iniziato questo percorso invece di certificazione, per cui Alice e Gianluca diciamo che sono il mio tirocinio, perché appunto io ho fatto poi il corso come consulente per economia del bene comune, quindi loro diciamo che hanno poi affrontato il bilancio in modo completo con me. Abbiamo deciso nel 2009 di aprire questo studio insieme. Ci occupiamo sia di ristrutturazioni, di nuove, in parte di nuove costruzioni, abbiamo affrontato progetti di hotel. Alcune competenze le abbiamo e altre competenze le acquisiamo grazie anche all'aiuto di altri collaboratori. Siamo entrati nel gruppo dei professionisti solidali perché crediamo che avere un network di persone che lavorano con le stesse sensibilità sia sicuramente stimolante, sia arricchente per tutti, perché io posso vedere modi di lavorare di un altro professionista, di un altro campo, ma potrei applicarlo anche nel mio caso. Siamo arrivati a conoscere EBC attraverso l'esperienza dei professionisti solidali, attraverso Sara. Il percorso con Sara l'abbiamo iniziato a metà del 2015. Avevamo già una sensibilità in questo ambito, entrambi facciamo parte di un gruppo d'acquisto solidale. Il tentativo è quello di poter trasportare anche nel lavoro certe attenzioni che si hanno invece più nel piccolo, in ambito familiare. Uno a volte ha l'illusione di fare abbastanza, ma forse proprio misurarlo, saper poter misurare quali parametri uno è, quali passi uno ha fatto, quali passi dovrebbe fare, quali cose che uno non aveva per niente considerato, quindi è anche interessante.
per necessità abbiamo dovuto costruire dei ritmi di lavoro flessibili. Alla fine le 8 ore del lavoro sono le nostre 8 ore migliori, che passiamo la maggior parte del nostro tempo, in cui siamo più attivi. Abbiamo cercato di creare uno spazio che potesse essere accogliente, abbiamo una cucina, quindi anche i nostri collaboratori o anche noi stessi ci possiamo cucinare anche una pasta. L'orto qualche volta da qualche frutto si può integrare. Non sembra uno studio tradizionale, nel senso anche dei parti di oggetti di recupero che abbiamo inserito nel nostro ambiente. La cosa che a me è piaciuta molto è stato proprio questo percorso analitico, perché ti poni delle domande su degli aspetti che diversamente ignoreresti. Ci siamo anche un po' appassionati, a parte che ci siamo messi tutta la parte di consumi, ci siamo messi a guardare tutte le bollette, effettivamente cose che ci sembravano magari molto costose avevano un peso insignificante. Non potendo permetterci di avere software a pagamento, che sarebbero migliaia di euro per ogni software che noi utilizziamo, c'è sempre l'alternativa open source. Pagando in corsi di formazione, imparare a usare del software open source e poter dire anche noi abbiamo tutti i software legali. I nostri colleghi dovrebbero fare questo bilancio, tanto perché sensibilizzare altri colleghi in un modo un modo di lavorare differente su tematiche che magari non avevano ragionato, secondo me è importante. Sono quei piccoli gesti che poi cambiano la società, perché uno pensa sempre vabbè, io nel mio piccolo siamo in due, cosa vuoi che cambi, ma uno più uno più uno più uno, alla fine il mondo cambia, ed è vero. Aprire le porte al proprio lavoro, al proprio mestiere, nell'ottica di essere giudicati secondo un parametro comune per tutti, potrebbe essere invece uno strumento anche per il cliente per affrontare le cose in modo più attento e più consapevole. Lo consiglierei a un professionista che ha voglia, un pochettino, che magari non si preoccupa solo del suo portafoglio, ma ha voglia di comunque pensare un po' al mondo in cui abita e magari ai nipoti, ai figli che ha. Quindi, come dire, anche uno sguardo un po' verso il futuro. Ci metterei anche, come dire, il fatto anche di farsi un regalo, perché il poter farsi il bilancio comunque è decidere di darsi un tempo in cui riguardare alcune delle proprie modalità operative, spesso scoprendo delle possibilità di miglioramento. Se poi queste possibilità di miglioramento sono sia etiche, ma anche magari profittevoli, perché le due cose probabilmente in certi casi funzionano, il sistema mi sembra vincente. Per me Italia che cambia è pensare che un po' che ci siano delle persone, e ce ne sono proprio tante, con cui è possibile pensare a, usiamo questa parolona, il mondo diverso, quindi intrecciarsi, rincontrarsi, continuare ognuno a fare il proprio pezzo, ma facendolo insieme si decuplica il risultato. Secondo me l'Italia che cambia è poter mettere insieme la nostra creatività, la nostra libertà di italiani, un paese bellissimo, con nuove regole, nuove sfide che poi ci vengono anche dai paesi del nord Europa. Nel piccolo lo sforzo, l'impegno di realtà come la nostra che cercano di porsi in un modo più libero, più flessibile nel confronto con il lavoro. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai.